Grandissima principessa d'Europa, questa sera una semifinale del Veneto qua a Villa Italia, e ringraziamo, anzi vi chiederei un secondo applauso per il personale di Valeria, la direttrice mondiale che gestisce da parte di Solante, che ci ospita ormai da anni, ormai di eventi, e questa sera per fortuna abbiamo la fortuna di stare all'esterno e quindi vedremo. Mi sembra che siano 26 o 27 ragazze che sfideranno per contendersi 10 fasci e andare così in finale regionale Veneto il 21 giugno. Dopodiché, visto e considerato che c'è anche il patron questa sera che è Davis Paganelli, un applauso a Davis, grazie, e di giuria. Non dico niente, ci sarà una sorpresa per tre ragazze fasciate, lo dirà lui dopo. Allora, due uscite, la prima in costume, la seconda in elegante, a votazione. Adesso, prima però di iniziare con la prima uscita, io direi, con un po' di musica da passerella, di chiamare la valletta madrina di questa sera, che è una finalista nazionale, Asia Frignan. Bel applauso, eccola qui, che ci fa la sua passerella. Mi ha chiesto, io so che stasera c'è Asia, ma non sfida in costume. Ti ho detto no, tu vuoi uscire in costume? No. No, mi dispiace per quella persona che mi ha chiesto. E comunque avrete modo di vedere le foto nel mio profilo, che le vedete nelle tappe precedenti, che è in costume quando ha vinto la fascia prima blu e poi rossa. Prego Asia, grazie ancora, e io ricordo la finale regionale Veneto sarà il 21 giugno a Jesolo, dopo probabilmente faremo una seconda finale, ma prima con un po' di musica giusta giusta, come vi avevo promesso, tutte le partecipanti, le protagoniste di questa sera, prego! Veramente da svegliare coi fiocchi, eh? Alessandra Cavaliere del negozio Nature di Avano Terme, erboristeria e parafarmacia. Alice Bertin, negozio Wonderland Intimo di Avano Terme. Floriana Letto, stilista, fashion designer. Qui c'è Davis Paganelli, patron del concorso nazionale. Absa Diop, stilista anche lei di Treviso, Villorba, ha di tutto, dagli abiti eleganti al casual, abiti da sposa, fantastica. Dopo vedremo 10 ragazze scelte da lei, non a votazione, l'uscita con 10 abiti suoi. Dopodiché abbiamo Stefano Casagrande, agente di commercio, anche lui, quindi una giuria con i fiocchi che se ne intende di bellezza, tutti quanti, uno per un motivo, uno per un altro. E che ringrazio di essere qui questa sera. Siamo pronti per la prima uscita di questa sera alla semifinale
di Miss Principessa d'Europa con l'uscita in costume ed esce la numero 1. Vai con la musica, musica su Alissa Baldon. Andiamo alla numero 2 che è Anastasia Nicoletti. Grazie Lorenzo DJ. Sette Beatrice Mincao.
Carolina Scarpa. Numero 10, Claudia Ruggero. Elisa Fasini.
Francesca Cornali. Micheletto invece è alla numero 16. Numero 17, Giulia Finocchio. Giulia Arruminati. Ioana Eusebia. Ivana Miriologi.
Via Cantina. Sono tanti, sono
venute qui a Velitalia per contendersi queste 10 fasce per finaliste regionali, poi c'è una sorpresa finale che diremo insieme al patron e facciamo uscire. Prego, venite su con la musica. Mare, prima il primo a fasciare Stefano Casagrande, vieni qua, gente di commercio e tale scout, vieni a dare la prima fascia blu, porta anche il nome della ragazza, fasciare, fascia blu da finalista regionale Veneto, numero 19 Greta Nordio. Abbiamo Alice Bertin di Wonderland Intimo insieme ad Alessandra Cavaliere, fasciano la numero 17 Giulia Finocchio. Grazie Alice, e foto con Alice e Alessandra, chi lo sa. Davide, vuoi parlarci della tua agenzia? Solo due cose veloci, perché ripeto, per me è un onore averti qua. Intanto l'onore è tutto mio, si sente che sono del nord. La nostra agenzia è un'agenzia moda che seleziona le ragazze a livello nazionale. Siamo un'agenzia che prepariamo soprattutto le modelle ad affrontare quello che è la vita della moda, e quindi del settore spettacolo, oltre che la moda anche al settore spettacolo. Il nome dell'agenzia? È la Vogue Top Model Agency. Wow, un bel applauso a Davide, direttamente da Milano. Mi ha già dato il nome della prossima che fascerà. La numero 2, Anastasia Nicoletti. Carmelo Tornatore, ciao Carmelo, come va? Tutto regolare, tutto bene. A casa bene? A casa benissimo. Ma tu vendi gelati? Vendiamo tutto, sogni ed emozioni. Non l'ho mai sentito come gusto di gelato, ma comunque è una bella idea. Molto bella. Ok, mi dai il foglietto, vittoria nazionale, il mio principessa d'Europa. Fascia la numero 21, Ivana Migliosi e Michele. Ok, grazie a Carmelo, è la volta di chiamare Elena Pelà. Elena Pelà vota la numero 27, Valeria De Nicoli. Grazie Elena Pelà, andiamo a chiamare Greta Martello. Greta, fascia 26, Sara Piccione. Fiori di Vera, sponsor e partner di questa serata, accomodatevi pure lì dove c'è il Raluc di Bisprincipessa. Fasciano la numero 6, Aurora Maglione.
dopo sapremo ovviamente la più votata qual è. Nel frattempo ricordo ancora per l'ennesima volta che tutte le fasce. Lice Bertin di nuovo insieme Alessandra Cavaliere, prego accomodatevi. Numero 4, Anna Volpato. Chiamiamo Axa Dio. Fascia la numero 23, Marika Onofriu. Fasciare la fashion designer Floriana Aletto. Number one, Alissa Baldon. La voce, il microfono a Derek Spagnoli. Con una parola a voi voglio ringraziare Carmelo Tornatore e il suo staff che ci ha dato una mano, direttore nazionale, grazie. E poi a questo punto chiedo a tutto il pubblico un forte e caldo applauso a tutte le miss che hanno partecipato questa sera a questo importante evento. C'è questo momento di fascia che viene tolta regionale per poi attribuire quella che è la fascia nazionale. A partire per la finale nazionale sono tre ragazze, a partire dalla numero 2, Anastasia Nicoletti. Complimenti Anastasia. Aurora, complimenti Aurora. Ed ora la terza, a voi ci saranno tante altre che finiranno sicuramente in nazionale attraverso la finale regionale Trivento, ma questa sera parte per la finale nazionale la numero 26, Sara.
subito le tre finaliste nazionali qui davanti a Rolla, per favore. Giulio premierà la più votata. Fotografi, avete fatto? Ok, fermi lì. Allora ragazza, adesso mettetevi un attimo qua. Grazie, qua. Adesso chiameremo la più votata, giusto Davis? La Miss Principessa d'Europa di questa sera più votata è la numero... È la numero 6, Aurora Maglione. Complimenti Aurora!